Salve popolo di Just Radio e Just Television e benvenuti da Rugantino e da anche Alessio, ciao! Alla nuova puntata di Sport in Quarantena, questa trasmissione che va in onda sulle nostre emittenti multimediali per raccontarvi come si evolve lo sport nazionale ed internazionale in questo momento così delicato per il nostro paese e per il mondo intero. E allora Ale, io direi che questa settimana forse dobbiamo perlomeno cominciare a parlare di quella che è la situazione del calcio sia in Italia sia nel resto del mondo, perché le varie federazioni stanno cercando di muoversi, chi verso la ripresa e altre invece hanno scelto di interrompere definitivamente il proprio campionato. Allora io penso, l'ho detto già la scorsa settimana, che in ogni caso è tutto quanto condizionato da quello che è successo adesso, che si tratti di riprendere la forma, il fatto di giocare dopo magari aver avuto tanti morti in città, nei propri ospedali, eccetera eccetera. Quindi in ogni caso non sarà più nulla come prima, ma non abbiamo la controprova che effettivamente le cose andranno il più vicino possibile a come erano destinate, tra virgolette. L'Italia al momento è in un terreno un po' misto, come dire, un terreno abbastanza variabile, perché c'è chi vuole giocare fin da subito, ovviamente prima allenandosi, e chi invece vorrebbe lo stop. Io sono più d'accordo per lo stop, sapendo che comunque quello che succederà poi a livello economico, i diritti televisivi, il mercato e via. Però effettivamente ci sono tanti punti che non mi tornano e che secondo me rischiano di come dire, velocizzare troppo e poi affossare quello del calcio italiano da qualche settimana magari. Guarda, io ti posso dire che da parte mia c'è un doppio punto di vista, cioè c'è la parte del tifoso che vorrebbe chiaramente rivedere il campionato, ovviamente. Però poi c'è anche la parte, diciamo, da persona normale, responsabile, che oggettivamente ha timore che una ripresa del campionato possa agevolare una nuova esplosione di contagi tra gli atleti coinvolti nel mondo del calcio. Ecco, e quindi, chiudo un attimo e ti dico. Quindi da questo punto di vista sono un po' perplesso, perché capisco anche la voglia di calcio che ci sia da parte dei tifosi, ma allo stesso tempo mi metto nei panni di chi sta al governo e che sa che oggettivamente ci può essere un rischio molto elevato nel far ripartire tutto. Io penso che innanzitutto bisognerebbe pensare ad una nuova eventuale esplosione di un solo giocatore di Serie A. Metti che qualcuno improvvisamente torna positivo, cosa facciamo? Un'altra pausa di 2 mesi, ricominciamo a settembre? Come funziona questo innanzitutto? Che poi ovviamente si parla anche di Champions League, di Europa League, promozioni dalla B, retrocessioni dall'A e via. Un'altra cosa che per me è importante è che a livello economico le squadre possono sì far soggiornare i propri atleti in un hotel, nel centro sportivo e via, ma questo vale per la Serie A e per i club più ricchi. Quelli più piccoli non potrebbero, o comunque avrebbero spese assurde che non reggerebbero. E un'altra cosa poi importante secondo me è pensare agli arbitri. Mentre i giocatori della Juventus per esempio sono controllati dalla Juventus, dal personale medico della Juventus, sono 25-26 atleti, la prima squadra più qualche dirigente, più gli allenatori, più lo staff, insomma, quindi diciamo un numero molto limitato di persone, anche se sono molte. Quel che riguarda gli arbitri invece, come li trattiamo? C'è una squadra che può permettersi di pagare così tanto queste cure mediche, questi controlli agli arbitri? C'è sì l'AIA, ma l'AIA ha centinaia, se non migliaia, di arbitri dalle categorie più giovani e quelle più importanti, diciamo così. Io mi chiedo come è possibile anche un arbitro mandarlo in campo sapendo che è a rischio e che ha molte meno garanzie rispetto a quelle che sono i calciatori. Guarda, oggettivamente il tuo appunto è da valutare. Io ricordo che la settimana scorsa, o anche qualcosina in più di una settimana fa, la FIGC aveva avviato un piano di riapertura del campionato e lo aveva proposto
al governo, perlomeno era in prossimità di farlo. Poi però il governo, per voce del ministro Spadafora, aveva detto che attualmente non se ne parlava, che era appunto un piano che andava a mirare a una sorta di ritiro di ogni squadra che potesse raffigurare una sorta di autoquarantena per tutto lo staff intero, per come hai detto poc'anzi. Quindi giocatori, staff tecnico, medici e anche dirigenti, se restavano vicini ai giocatori stessi, e giocare le partite a porte chiuse. E quindi perlomeno per le squadre ricordo che c'era appunto questa pianificazione, cioè stare proprio in ritiro forzato fino alla fine del campionato. Però non so se la FIGC avesse preso in considerazione anche come trattare gli arbitri, per come hai fatto giustamente notare. Però suppongo che magari anche questo aspetto sia stato preso in considerazione dalla federazione, e magari non ne sono a conoscenza io, forse. Guarda, io penso che le squadre hanno il loro... La Lega Serie A, insomma, le squadre, diciamo così, hanno il loro punto di vista, che appunto giochiamo, e magari ci accogliamo anche queste spese in più per quel che riguarda gli alberghi, gli isolamenti, i tamponi. Per quel che riguarda gli arbitri, il problema è un altro, è che questi arbitri non lo fanno come professione fissa, mentre il magazziniere dell'Inter fa quello come mestiere, dal lunedì al sabato, lo staff fa quello. L'arbitro ha un lavoro durante la settimana, il weekend poi se ne va ad arbitrare le partite. Quindi innanzitutto è una cosa che, di cui non ha bisogno, diciamo così. Non so esattamente come sono gli stipendi a livello di contratto, non dico economico, so a livello proprio di come, diciamo così, burocraticamente parlando, un contratto di un arbitro. Però non so se la FIGC appunto voglia, scusa, no, la FIGC, l'AIA abbia pensato a come proteggerli loro. Non so questo, ecco, perché se un arbitro si ammala sta in contatto con la quaderna, quindi più persone sono in contatto con lui, e più anche loro devono viaggiare per tutta Italia, quindi anche lì non so esattamente come si comporteranno. Secondo me non ne sono a conoscenza i club dal punto di vista logistico come funziona questa cosa, anche se ovviamente qualcuno l'avrà pensato. Però insomma, questa voglia di giocare, secondo me, ci si scorda un po' di questa fetta debole, tra virgolette, a livello di garanzie, che sono gli arbitri. Poi il fatto del VAR si può fare anche da remoto, volendo. Infatti hai sollevato una questione molto importante, e soprattutto alla fine, perché oggettivamente sarebbe da prendere davvero in considerazione la possibilità di operare da remoto, come si usa dire in questi giorni, smart working, come stiamo lavorando io e te in questo momento, che siamo collegati tra Roma e Messina per registrare il nostro podcast, la nostra trasmissione, perché adesso non è più come 20 anni fa, 30 anni fa, che c'era la semplice, diciamo così, terna arbitrale, i due guardalinee e l'arbitro. Adesso c'è il quarto uomo, c'è tutta l'equipe del VAR, insomma c'è una mole di persone a livello arbitrale che prima oggettivamente non c'era, e che adesso, in base alle nuove disposizioni della FIFA, delle varie federazioni continentali, invece sono necessariamente da predisporre in campo. Bisogna anche prendere in considerazione altri aspetti che altre federazioni nazionali hanno di per sé già portato in esecuzione, vale a dire la Francia e l'Olanda hanno già terminato i loro campionati, li hanno fermati, non si andrà avanti. La Ligue 1 si ferma, il campione sarà del torneo comunque il PSG, il Paris Saint-Germain, che aveva 12 punti di vantaggio sulla seconda, e in Ere Divise non sono comunque recuperabili, vorrei dire, quindi non è nemmeno bella questa scelta, secondo me. Però ovviamente non l'ha accettata. Diciamo così, quando tu hai una situazione del genere, qualunque scelta fai ti prendi delle critiche e degli applausi, secondo me. Anche perché non c'è la controprova che effettivamente le cose sarebbero andate in modo diverso. Per esempio, nel caso del PSG, che ha tanti punti di differenza, ma non ancora matematicamente campione,
probabilmente avrebbe vinto al 99%, ma con l'1% dei casi avrebbe magari vinto qualcun altro. Questo vale ovviamente solamente per la testa. Per la retrocessione valgono 2-3 punti, uguali per l'Europa magari, per l'ordine di arrivo. E quindi lì la cosa è molto più problematica, secondo me, perché c'è gente che adesso magari con 3 punti di svantaggio si trova in retrocessa, senza che abbia avuto possibilità di salvarsi, a maggior ragione che questa stop è avvenuta poco dopo il mercato di gennaio, dove magari la squadra si è molto rinforzata e avrebbe potuto salvarsi con relativa facilità a lungo andare, ovviamente. Infatti, proprio per non incorrere in questa problematica di interrompere un campionato con ancora tot giornate da giocare e quindi escludere una possibile rimonta sia in chiave vittoria finale, quindi di scudetto nazionale o di retrocessione, proprio per evitare questa cosa, dicevamo, Germania e Inghilterra, quindi Bundesliga e Premier League, vogliono ripartire già a maggio o perlomeno a giugno. Anche la Spagna è ripartita. Comunque, esatto, anche la Spagna. Chi resta un po' nel limbo invece è l'Italia, che ancora non si è capito bene cosa oggettivamente succederà, perché c'è evidentemente un contrasto alquanto palese tra la Federcalcio e il governo, o perlomeno il ministro dello sport. Non ci si incontra ancora con quelle che sono le necessità a livello nazionale, per quanto riguarda questa pandemia, e quelle invece che sono le volontà perlomeno dello sport, che chiaramente deve anche far fronte a dei doveri contrattuali verso le televisioni, non solo verso la televisione italiana, che può essere rappresentata da Sky, Rai, Mediaset, La 7 e così via, e Premium, ma anche verso le televisioni estere che hanno investito nel nostro calcio Anche verso i per. propri dipendenti, che paga il calciatore all'interno, che magari paga anche tantissimi soldi. Quello, il 30 giugno scadono contratti e chiunque diciamo, può, come dire, far fede a quelle e dire: io non gioco più con voi, ciao, ci vediamo un'altra volta. Questo è quello che penso io. Così come magari i giocatori che adesso sono in qualche altra squadra, acquistati a parametro zero, in prestito, facciamo così, che torneranno alla base dal 1 luglio, in teoria sarebbero dovuti tornare alla base dal 1 luglio, anzi, metti che se questa persona qui si infortuna gravemente, dovrà stare fuori 5-6 mesi o anche di più, come lo trattiamo a livello di assicurazione, a livello di soldi? Cioè, se per esempio Sanchez dell'Inter torna al Manchester United e il 5 luglio si fa male, cosa deve pensare il Manchester United? Deve prevedere qualche cosa, qualche risarcimento, oppure no? Questo io penso, sono tutti problemi contrattuali che vanno risolti, oltre al fatto che poi, secondo me, tutta questa situazione qui è perché si muovono più che altro miliardi, perché nessuno vuole avere, come dire, la responsabilità di fermare il campionato, e si perdono ovviamente miliardi, quindi nel caso fallissero tanti team, il governo vuole dare la colpa, tra virgolette, alla PTC, la PTC diversamente al governo. Qui c'è un po' questo balletto che non ci si mette d'accordo su chi deve decidere. Per esempio, adesso il governo ha detto il 18 ci si può allenare, e le regioni stanno dicendo: no, ma va bene anche domani. Quindi c'è un po' un casino, secondo me. Sì, infatti le regioni stanno in questi giorni stanno creando anche un po' di confusione con varie ordinanze, come l'ordinanza della Calabria, della Sicilia, della Puglia, chi non Io mi parlo pare più a chi. livello sportivo, in realtà, non Sì. voglio entrare nel mondo politico. Ecco, se adesso la Campania, l'Emilia e il Lazio, no, la squadra, si possono allenare, sicuramente quando arriveremo al campionato, che sarà tra un mese circa, potrebbe cominciare, loro avranno come dire, hanno messo sulle spalle tipo 4 settimane o anche 5 di allenamento. Le altre squadre hanno molte di meno, quindi la ripresa, la Lazio sarà favorita per lo scudetto, la SPAL potrebbe salvarsi con relativa facilità, comunque se non lo vorrebbe fare, il Napoli potrebbe recuperare posizione a discapito di Milan, Inter, Juventus e tutte quelle squadre in regioni dove non, o al momento non c'è la possibilità di allenarsi.
Sì, quindi questo... paradossalmente stiamo passando più il campionato così che con quello che è successo prima. Sì, sì, sono pienamente d'accordo con te, perché appunto si rischia seriamente di creare una grossa disparità nel discorso della preparazione fisica e quindi appunto arrivare a un inizio di campionato con squadre più allenate, squadre che magari hanno avuto pochi giorni per rimettersi al lavoro, e quindi questo potrebbe realmente creare un forte contando subito. Pure tra l'altro quelli che stanno all'estero e devono tornare in Italia, per esempio nel mercato della Juventus, che ha molti giocatori fuori. La Juventus sa che si parte il 18 adesso, in questo momento il 18 ci si può allenare a squadra. Ha tanti giocatori in giro per il mondo, anche nel Sud America, e dice vabbè, se dobbiamo allenarci il 18 potete tornare anche il 4, 5, 6 maggio in Italia, state in quarantena 2 settimane e poi possiamo allenarci. Nella fattispecie... E invece adesso la Juventus dovrà fare gli allenamenti singolarmente senza mettere la squadra, che poi arriverà e dovrà stare in quarantena, quindi chi ha tutti in Italia potrà allenarsi tranquillamente tra virgolette fin da subito, chi invece non li ha, perché come tempi ci stiamo, che non pochi non siano ancora entrati in Italia, dovrà aspettare per tanto tempo. Un altro caso della Juventus, tra l'altro, pochi giorni fa De Ligt è andato a casa dopo essere stato qui tutto il tempo, pensando appunto, sapendo appunto di avere ancora qualche settimana prima di dover tornare, e invece improvvisamente domani si potrebbe già ricominciare. Infatti, proprio restando in ambito Juventus, una decina di giorni fa, quando si pensava appunto sulla preparazione della proposta della FIGC di ricominciare già dai primi di maggio il campionato, o giù di lì, e quindi le squadre hanno ricominciato a chiamare alcuni giocatori che erano tornati nel proprio paese di origine per ricominciare gli allenamenti, che era arrivato il grande rifiuto di Higuaín, che ha chiesto di restare in Argentina, di non tornare più. Quindi ecco, appunto, si vanno a creare anche delle situazioni difficili a livello contrattuale con dei giocatori come Gonzalo Higuaín, che in questo momento ha un serio timore a rientrare in Italia. Anche chi sta in Italia come Dybala, sappiamo che almeno ad oggi pare che sia ancora positivo. Quindi anche se si cominciasse domani, lui non potrebbe allenarsi assieme agli altri, dovrebbe comunque stare confinato. Chissà per quanto tempo ancora, non sappiamo esattamente quando questo virus sparisce. Infatti, purtroppo hai detto bene, non sappiamo ancora quanto durerà questa situazione. Il discorso in questo momento della ripresa del campionato di calcio, non solo in Italia, anche negli altri paesi, continua a essere molto complicato, e ne continueremo a parlare anche la settimana prossima nella nuova puntata di Sport in Quarantena, perché per oggi il nostro tempo a disposizione è terminato. Abbiamo anche sforato un pochettino questa settimana, ma va bene così. Quindi io vi ricordo anche tutti gli altri appuntamenti con le nostre trasmissioni, quindi oltre che con le prossime puntate di Sport in Quarantena, anche con i nostri mini documentari sui campioni dello sport. È stato pubblicato il primo su Totò Schillaci, adesso sappiamo che verrà pubblicato anche il secondo la settimana prossima, che sarà dedicato invece al campione della Formula 1 Michael Schumacher. E poi vi ricordo anche la nostra parte più umoristica, come è stato definito anche un piccolo surrogato di Fusi di Testa, vale a dire in compagnia di, che quest'anno vedrà non solo come ospiti alcuni protagonisti che di solito ci fanno compagnia appunto nella nostra trasmissione cabarettistica, che è Fusi di Testa, ma anche personaggi reali. E anzi, questa settimana avremo come ospite, sarà mio ospite, niente poco di meno che il nostro caro Alessio Di Pietro, che quindi sentirete in stereofonia per questi 7 giorni. Doppio impegno questa settimana. Esatto, doppio impegno, quindi non solo a Sport in Quarantena, ma anche per quanto riguarda in compagnia di. Quindi per oggi è tutto da Rugantino. Alessio.
un saluto, ci sentiamo la settimana prossima ancora con tanti impegni per quanto riguarda lo sport nazionale e internazionale, e anche in attesa di eventuali novità da parte del ministro Conte, del capo dei ministri Conte, che la settimana scorsa ci ha fatto la grande cortesia di fare una conferenza stampa 5 minuti dopo praticamente che noi avevamo registrato il nostro podcast. Grazie Conte. E tra l'altro un'altra cosa, prima di chiudere, si mormora, che ovviamente è quello un rumor, che Conte abbia il potere di bloccare definitivamente lo sport, quindi la prossima settimana potrebbe già arrivare Conte e dice non si gioca più, ciao all'anno prossimo, ecco, in teoria, quindi... poi non si sa. Ecco, infatti, quindi restate sintonizzati su GS Radio, GS Television. Vi ricordo che siamo in podcast su diverse piattaforme, tra cui Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, e poi anche su YouTube la versione video. Quindi da Rugantino e Alessio un saluto, alla settimana prossima, ciao! Ciao!